Un esempio di come le opportunità imprenditoriali, le opportunità di business, anche le opportunità di ottenere profitti, si nascondono spesso in quelle che sembrano delle minacce. È pronto a partire con la seconda edizione Digitalents, cioè Talenti Digitali, il progetto dedicato alla formazione di giovani imprenditori che verranno accompagnati nel percorso di realizzazione della loro startup. Giovedì 10 novembre al Tag Hotel di Fano sono attesi 150 ragazzi che avranno la possibilità di confrontarsi con relatori di livello nazionale e ascoltare esperienze fornite da aziende leader nel proprio settore. Il tutto sotto la guida dei curatori del progetto, che è finanziato interamente dalla Regione Marche, cioè BP Cube, W Academy, Università di Urbino e Manifattura. Entriamo nei dettagli di come questi giovani potranno avere una dote di informazione per trasferirle nel mondo del lavoro. Ricordo il nostro partner principale e socio anche di BP Cube, che è il gruppo Med Group Holding, cioè rete di oltre 30 negozi in Italia di prodotti Apple, e chiaramente la tecnologia è un indicatore. Sappiamo benissimo come i grandi gruppi, i grandi brand stanno andando verso quello che è realtà aumentata, verso quello che sarà il metaverso, quello che saranno i visori, il futuro, e perché impattano in maniera molto forte, molto verticale in tutte le nostre aziende, in tutte le nostre strutture che vediamo tutti i giorni. Questa prima giornata sarà utile per individuare i ragazzi fra i 18 e i 34 anni in possesso di diploma o di laurea che potranno accedere al progetto, il quale prevede campagne di informazione, laboratori, tirocini formativi di orientamento e preparazione. Sono previsti incontri, tutoraggio e consulenza da parte di specialisti e figure di riferimento del settore. Devo fare un'osservazione: i giovani sono molto, abituati ad utilizzare le tecnologie. Diverso è invece la loro conoscenza rispetto alle tecnologie che entrano in azienda. Nella prima fase, di cui abbiamo già parlato, abbiamo notato che spesso ignorano molte di queste tecnologie e soprattutto la loro applicazione pratica. In questa iniziativa vogliamo dare loro anche questi strumenti. Enrico Battistelli e Paolo Tafini apriranno l'appuntamento del Tag Hotel presentando ai ragazzi il programma e i relatori che si alterneranno durante la giornata, che sarà moderata da Mario Moroni, imprenditore digitale. Tra i temi che verranno trattati: il linguaggio 3D, le tecnologie moderne, gli impatti sul mercato, strumenti di ingaggio e marketing. I riflettori si accenderanno anche sulle storie di startup. A Claudia Nofrini, Giulio Guidi, Francesca Cesaroni e Francesca Martinuzzi di UniURB il compito di approfondire i contenuti della fase formativa che seguirà il primo evento. Promuovere l'imprenditorialità cosa significa? Prima di tutto stimolare i giovani a sviluppare quelle competenze trasversali che servono ai futuri imprenditori, ma servono anche nella vita quotidiana, nella vita professionale in genere, quindi parlo di proattività, creatività, capacità di confrontarsi con l'incertezza, capacità di ragionare in termini progettuali, essere innovativi, quindi sono competenze trasversali fondamentali, indispensabili per chi poi decide di dedicarsi effettivamente all'attività di impresa creando una nuova attività. Nei mesi successivi poi i ragazzi che hanno partecipato all'appuntamento del Tag Hotel effettueranno incontri sia in presenza che online, oltre alle altre attività. A valle di questa fase saranno selezionati i giovani e le idee che potranno accedere ai piani di tutoraggio. Noi siamo una business school, quindi cerchiamo di trasferire tutte quelle abilità e competenze che servono ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro. Lo facciamo attraverso una formazione liquida, quindi data da lezioni che abbiamo erogato nella prima edizione in metaverso, poi l'abbiamo fatta attraverso l'accompagnamento di alcuni testimonial, quindi di alcuni imprenditori che sono venuti a far formazione, perché comunque il nostro motto è chi sa fare insegna, e lo facciamo attraverso un'attività di orientamento, quindi orientiamo gli studenti per capire quali sono le loro migliori potenzialità. Sulla pagina Facebook Digitalents Marche e sul sito di BP Cube sarà possibile restare aggiornati sugli sviluppi del progetto. Il nuovo paradigma è anche quello dell'economia circolare. Su questo noi crediamo fermamente e pensiamo che anche il digitale, la digitalizzazione sia importante per far crescere il livello di quelle che possono essere le competenze. E abbiamo bisogno di giovani. Quindi per noi il progetto digitale è fondamentale proprio per aumentare anche il livello di conoscenze e di tecnologia per una transizione ecologica.